Story Time. Evoluzione Radio. Un saluto carissimi amici di Storytime e ben trovati in nostra compagnia su Radio Canale Italia. E quest'oggi siamo nel nostro salotto radiofonico di Bologna in compagnia di Simona Candini. Ciao Simona. Ciao. Allora, grazie intanto per essere dei nostri. Grazie a voi per avermi invitato. Con te parleremo un po' di arte e di pittura in particolar modo. Allora, raccontaci un po' quando hai iniziato il tutto e quando hai scoperto questa passione. Io ho sempre avuto una grande passione per il disegno, fin da piccola, che è nata soprattutto con i cartoni animati, manga e gli anime giapponesi, e in seguito poi con l'illustrazione per ragazzi. Quindi parte tutto da lì, è un qualcosa che nonostante i percorsi tortuosi della vita non mi ha mai abbandonato. A un certo momento ho deciso di frequentare l'Accademia di Belle Arti, nonostante avessi precedentemente effettuato degli studi scientifici. E niente, da lì insomma ho ripreso per davvero, ecco, la mia passione, anche se in accademia ho anche lì seguito studi di decorazione che non prevedevano particolarmente l'insegnamento della pittura, quindi fino a un po' di tempo fa, fino a un paio di anni fa, mi sono sempre considerata una pittrice autodidatta. Certo. Ho imparato un po' tutto da sola. E soltanto appunto da un paio d'anni ho deciso di frequentare un corso di pittura ad olio che mi permette di veramente andare a fondo per quello che riguarda la tecnica. Certo. E di imparare tutto quello che ho è sempre necessario. Desiderato. Certo. Questo corso a cui sono molto grata della mia insegnante Erika Calardo. Benissimo. Anche lei è grande artista. Certo. Di Bologna. Ecco, quindi comunque sei incentrata proprio sulla pittura a olio, insomma, come tecnica principale? Sì, ho sperimentato tantissimo, quindi acquerello, acrilici, per tanti anni, ma sono approdata alla pittura ad olio, che al momento è il mio media preferito, oltre anche la grafite. Però la grafite è un qualcosa a cui mi dedico di più tra un quadro e l'altro. Ah, ok. Per avere un attimo di... Quindi nei momenti di relax, fondamentalmente. Esatto, mi rilasso disegnando a matita. Però benissimo. Principalmente olio su tela. Sì. Olio su tela, comunque è una tecnica immortale poi. Sì. Sostanzialmente. E che cosa cerchi di rappresentare? Quali sono un po' i soggetti? Sei più astratta, più concreta? Spiegaci un po'. Io sono assolutamente per il figurativo. Figurativo, benissimo. E appunto il mio goal è quello di rappresentare i miei mondi fantastici, i miei personaggi dagli occhi grandi, che appunto riprendono la Big Eyes Art degli anni 50, riprendono il pop surrealismo nato a Los Angeles negli anni 70, e riprendono appunto questi personaggi bamboleschi e fiabeschi, però con un rendering che vuole ricordare gli antichi maestri, quindi anche l'arte accademica o insomma comunque l'arte classica. Certo, benissimo, benissimo. Allora diamo intanto almeno parte dei tuoi contatti, però voi amici molto semplicemente potete visitare il sito che è www.simonacandini.com e poi Simona Candini su Instagram e su TikTok. Simona Candini, ma anche Simona Candini Art, la seconda è una pagina su Facebook, il secondo ovviamente è il profilo principale, ma ugualmente professionale. Poi ce ne saranno altri, perché poi te effettivamente, Simona, il concetto dell'arte lo cerchi di approfondire veramente a 360 gradi con tante collaborazioni che stai portando avanti. Sì, assolutamente. Innanzitutto io adoro lavorare con le gallerie, lavoro molto con gallerie di tutto il mondo, specialmente gli Stati Uniti. Sto preparando al momento una mostra personale per novembre alla Copro Gallery di Santa Monica, Los Angeles. E ho anche appunto tante collaborazioni per anche mostre collettive come con la Brasworks Gallery in Portland, Oregon, che sarà a settembre, e sempre con la Copro poi altri show come l'annuale famosissimo Blab Show dal curatore Monte Beauchamp.
E oltre a queste collaborazioni appunto con gallerie, mi piace molto anche diciamo espandermi in altri settori. Esatto. Quindi ho un agente che mi procura delle licenze con compagnie che poi producono molti articoli appunto, ecco, che si basano creati con le mie illustrazioni, con le tue illustrazioni. Esatto. E infatti c'è ad esempio il discorso del punto croce, che quindi insomma sì, vanno proprio a ricreare le tue, esatto, opere. Esatto. Vengono creati questi kit a punto croce dove si può ricreare in grande anche un mio dipinto intero con questa tecnica, o addirittura adesso che è molto molto popolare questo diamond painting, che è come un puzzle ma invece di utilizzare i tasselli di cartone vengono utilizzati dei veri e propri diamantini che ricreano tutti i colori del quadro. Richiede tantissima pazienza, immagino, ma le persone lo adorano perché è proprio un antistress. Quindi sì, poi ovviamente in passato ho avuto anche altre collaborazioni sia in Italia che all'estero. Benissimo. Per calendari, tutto quello che riguarda ecco, la scuola. Sempre con i tuoi soggetti. Esatto. Ovviamente di riferimento. Naturalmente, insomma, certo, c'è il discorso del punto croce, c'è questo diamond painting che si sta espandendo, ma ovviamente ci sono anche poi le stampe, perché poi di solito quando si parla di arte, di dipinti, ovviamente assolutamente qualcuno vuole magari avere anche un semplice tra virgolette quadro. Esatto, infatti ovviamente io offro i miei originali sul mio sito. Benissimo. Però per chi ama anche collezionare stampe, offro stampe di varie dimensioni, sia su carta che su tela, che possono anche essere imbellite a mano, e generalmente sono edizioni limitate, quindi insomma hanno anche un certo valore. Ecco, esatto, comunque possono essere chiaramente acquistate, e in questo caso voi amici potete andare su essi.com e poi andate su shop e andate a trovare Simona Candini appunto per quanto riguarda le stampe. E beh, devo dire insomma tantissime belle attività con l'arte, grandissima protagonista. Attualmente qualche progetto particolare o magari anche qualcosa più rivolto al futuro? C'è qualcosa? Sì, oltre appunto a tutte queste mostre, certo, che avrò sia entro quest'anno che l'anno prossimo, perché ne ho già una in progetto per maggio dell'anno prossimo, sempre con Copro Gallery in Santa Monica, e ho anche dei progetti diciamo più personali. Voglio assolutamente creare una mia linea di carte, vanno molto adesso queste illustrazioni per illustrare mazzi di tarocchi, carte da gioco. Esatto. E anche per quanto riguarda i libri da colorare, che sono certo, anche molto richiesti. Sì, quindi ecco, quindi potrai ulteriormente espandere sì, insomma la tua arte a settori diversi, perché poi insomma è ovvio che quando si parla di pittura sostanzialmente tutto quello che facciamo è contornato. In effetti io non ci avrei mai pensato ai mazzi di carte da gioco, sì, ad esempio. Sì, assolutamente. Benissimo, allora Simona, io intanto ti ringrazio per essere stata in nostra compagnia qui a Storytime. Vuoi fare dei saluti, dei ringraziamenti? Io voglio ringraziare ovviamente tutti i miei collezionisti, vi amo. Certo. E tutte le persone che mi sostengono in questo mio percorso creativo. Benissimo, e voi amici di Storytime invece naturalmente continuate anche a seguire noi, le nostre storie, sempre su Radio Canale Italia e anche attraverso i nostri social. Grazie nuovamente a Simona Candini. Da Gianluca un saluto e alla prossima. Ciao. Grazie. Storytime, evoluzione radio.